Siamo con il poeta e traduttore Valerio Magrelli. Volevo chiederle qual è l'importanza della poesia oggi? Oggi come ieri, come domani, la poesia è una funzione del linguaggio e l'uomo è l'unica creatura che parla. Quindi, come ha detto in maniera memorabile Josip Brodsky, la poesia è il punto d'arrivo della specie umana, in certo modo, in modo paradossale. Contemporaneamente non serve a nulla e quindi viene continuamente tralasciata, eppure sta lì come una specie di fuoco che cova sotto le ceneri. Amarla è un altro fatto, c'è chi se ne appassiona e chi riesce a farne a meno. Secondo lei non si rischia che la poesia anneghi nella tecnologia? No, al contrario, per me soprattutto la tecnologia è uno spunto straordinario. Immaginate che cos'erano le metamorfosi di Ovidio, no? Ovidio immagina degli esseri che cambiano. Noi siamo diventati come i personaggi delle sue favole. Io personalmente ho 10 viti, per metà sono fatto di metallo e sono una persona qualsiasi. Ecco, quindi il nostro mondo sta diventando simile alle più sfrenate immaginazioni degli antichi. Queste cose credo che le possa raccontare veramente da vicino solo la letteratura, narrativa, teatro, poesia. E qual è l'importanza di dar voce alla poesia oggigiorno? L'importanza di riportare la parola a una sua verità, a una sua realtà, perché io stesso sono un drogato da televisione, passo ore a vedere questi scambi, questi talk show. Ecco, lì proprio c'è la parola che non vale niente, ma anche le parole dei nostri politici non valgono niente. Sono tutte menzogne, non c'è più aderenza. Ecco. La grandezza della poesia sta invece nell'aderenza della parola alla cosa che si perde continuamente nel mondo quotidiano. Ecco, ci ricorda come potrebbe essere il mondo.